Siamo con mister Marcelletti al termine di una gara davvero molto sofferta, ma alla fine una sofferenza che ha fruttato 3 punti di un'importanza capitale enorme. Sì, veramente questi sono 3 punti fondamentali e importantissimi. Secondo me valgono 6 punti, perché la forza di questa squadra che abbiamo incontrato oggi è veramente impressionante. Di tutte quelle che ho incontrato fino adesso è l'unica squadra che fisicamente, in mezzo al campo, tatticamente, quella che mi ha impressionato è stata la Pisana. Hanno dei giocatori di valore, si vede, perché poi dopo la partita, anche sotto 2-0, l'hanno riaperta, hanno rischiato di fare gol come l'abbiamo rischiato noi, e quindi è stata tirata fino alla fine. Poi uno schema ben riuscito da parte nostra ci ha permesso di trovare il terzo gol lì, abbiamo difeso coi denti e col carattere che ci contraddistingue quando giochiamo in casa. La chiave tattica della partita, secondo il mio parere, è stato l'inizio, l'approccio indovinato, aggressivo, la squadra è andata a pressare alta, ha subito trovato 2 gol, la Pisana probabilmente non si aspettava tutto questo entusiasmo, questa grinta mostrata dalla vostra squadra, una tattica di pressing che vi ha consentito, tra virgolette, anche di coprire quelle che sono state le difficoltà di tutta la stagione, ovvero sia la zona difensiva dove avete incassato 77 reti, questa è la vera versione della partita? Sì, abbiamo approcciato bene la partita, loro sicuramente un po' l'hanno sottovalutata questa gara, perché comunque loro, se avessero vinto, andavano in prima posizione. E giocando contro una squadra che sta lottando per non retrocedere, quindi secondo me un po' l'approccio l'hanno sottovalutato. Noi abbiamo attaccato bene gli spazi e ci siamo portati sul 2-0 grazie a belle giocate, e loro sono rientrati in partita. Il primo gol mi sembra che era una punizione, un calcio d'angolo che era nostro, l'arbitro gliel'ha dato a loro, e questi hanno dato questo gol, ce l'hanno queste giocate, questi tiri fuori area. E poi sono una squadra forte, una corazzata, cioè, il gol lo possono fare in qualsiasi momento, anzi loro hanno una grande difesa, perché è la seconda migliore difesa del campionato, noi siamo riusciti a fare 3 gol a loro, e non è poco, visto comunque la difficoltà che abbiamo noi anche sotto porta, perché noi non abbiamo un grosso attacco. Però oggi la voglia ha prevalso rispetto al loro atteggiamento. Un'ultima domanda, telegrafico, questa è una vittoria che serve soprattutto per la classifica, ma anche per il morale, vale tantissimo. Sì, l'ho detto prima, questa vittoria valgono 6 punti, io spero che da qui noi possiamo cominciare a fare risultati anche fuori casa, perché il nostro punto debole è giocare fuori casa, non riesco a capire da che cosa nasce. Mo sabato abbiamo uno scontro diretto con una squadra che sta ai stessi punti nostri o qualche punto sotto, quindi bisogna per forza giocare con le unghie come abbiamo giocato qua, e con la testa, perché naturalmente senza quello non si possono portare a casa i punti.